Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Art Forum. Siamo qua nella Galleria Art Forum di Via dei Bersaglieri. Abbiamo oggi l'onore di avere un graditissimo ospite, Robert Bosisio. Buongiorno Robert. Allora, che cosa, primissima domanda per sciogliere il ghiaccio, che cosa ti ha spinto ad essere pittore? Quindi tra tutte le cose che si possono fare nella vita, che cosa spinge un ragazzo, un bambino, una persona a scegliere una carriera artistica così difficoltosa a volte? Ma io a dire la verità, già da bambino in asilo, se mi chiedevano cosa volevo fare da grande, la solita domanda, Certo. io dicevo l'artista, no? L'artista. Io ho sognato Bene. già sempre di questa cosa. Mi ricordo che c'era un amico mio, tra l'altro adesso, un pittore che faceva un ritratto, era invitato in asilo e faceva un ritratto di una persona vecchia. E io ho detto, io vorrei fare questa cosa, era il mio sogno già dall'inizio praticamente. Quindi la classica domanda, beh, non sono perché giustamente prima chiacchieravamo e tu giustamente hai detto si scambiano opinioni, ma poi si cambia anche desiderio nella vita, invece tu dalla nascita, insomma, Sì, da bambino hai sentito questa ho esigenza. disegnato tantissimo, infatti all'inizio io fino all'Accademia, ho fatto l'Accademia, dopo a Vienna, e mi sono iscritto a Vienna all'Accademia e ho iniziato però come disegnatore. All'inizio io non dipingevo, dipingere è totalmente un'altra cosa che il disegno. Ecco, spieghiamo un po' la differenza concettuale proprio tra l'intento di voler disegnare, quindi forse raffigurare più nitidamente un qualcosa, invece tradurlo poi in pittura. Certo, Non è neanche quello, il disegno può essere astratto anche quello, certo. però è la linea che poi in fondo è che fa la differenza. La linea è tutta un'altra cosa, il pennello non descrive con una linea, il pennello descrive con piani piatti, c'è il dietro e il davanti, invece la linea, il disegno ha tutto un altro. Come si potrebbe dire, un altro volume, praticamente può parlare solo in bianco e nero in questo caso, Certo. perciò lavora più con la forma e non ha il colore, praticamente, ha i grigi, però non ha questa profondità, diciamo, che la pittura può avere. Infatti per te è assolutamente importante il colore, cioè il colore dà il confine mobile, sempre assolutamente mai definito, a quelli che sono i tuoi soggetti, che nascono poi oltretutto come un pretesto pittorico per dare spazio, insomma, a quelle che sono le tue innovazioni. Ecco, affrontiamo un pochino meglio questo concetto. Quindi il soggetto come pretesto alle tue sperimentazioni pittoriche, in che senso? Perché abbiamo parlato del colore proprio, il colore può essere profondo e può essere molto vicino. Per esempio, io il blu in generale è molto profondo, però un pittore veramente bravo, come adesso dico una parola come, come Mark Rothko, per esempio, lui riesce a tirare in avanti il blu. Anche il blu è un colore profondo, però solo lui lo sente che è molto vicino. Anche noi osservatori lo sentiamo vicino. Il giallo che è vicino di natura, lui riesce a tirarlo, metterlo dietro. E questa è la difficoltà. E questo solo un pittore, non la fotografia, nessuno riesce a farlo. Solo il pittore con la sua volontà proprio riesce a contraddire una cosa. Per esempio, che mi ha detto della contraddizione nei miei quadri, io cerco di presentare all'osservatore una porta, per esempio. L'osservatore vede questa porta come porta e riesce a entrare in questo quadro, è come una scala per entrare in un quadro, poi però se lui si prende il tempo, si lascia andare, si rilassa e guarda cosa succede, noi in Germania si dice, o nella parte nordica si dice il terzo occhio, non so se in italiano si usa, si guarda col Sì, si dà terzo occhio. un certo tipo di accezione a Ecco, se questo uno lascia andare terzo occhio, dopo l'impressione. il quadro comincia a. Allora c'è l'invito che abbiamo detto, la porta, poi come seconda cosa parte nell'osservatore una cosa strana che non capisce più perché diventa ambivalente, perché le colori che sembrano dietro, in questo caso il paesaggio che è fuori e la luce che entra dalla porta, gli viene incontro e l'interno, il muro che sembra dentro, esce fuori. E perciò c'è un'ambivalenza,
È solo un pretesto esatto, un incrocio di per piani fare, ecco, sì. probabilmente. Quindi questo concetto dell'ambivalenza, questa contraddizione tra orizzontalità e verticalità e anche profondità, quindi questa tridimensionalità, viene espressa tramite la luce e il colore, ma Sì, anche la tramite, pittura certo, proprio. la pittura Sì. stessa e anche tramite l'ausilio delle sensazioni mentali dello spettatore, quindi Sì. la compiutezza del quadro data anche dall'osservazione di uno spettatore attento. Sì. Quindi, insomma, un'opera d'arte come completa fruizione a 360 gradi. E che cosa regala questa cosa? C'è l'intento proprio di regalare un'opera d'arte affinché possa essere completata da qualcun altro, un Sì, è grande gesto di offerta in qualche maniera. vero. E poi, secondo me, una pittura veramente valida vale per tanto tempo. Non è che finisce, l'ho vista una volta, è bello. È come una canzone che va dentro Certo. nell'orecchio subito, però esce anche dall'altra parte abbastanza velocemente. Esce subito, però entra subito, però esce anche subito. Invece un'altra canzone magari ci impiega più tempo per entrare, però dopo rimane dentro. E anche un pittore cerca di dare una cosa che, se io per esempio ho un quadro a casa, che ogni giorno che mi sveglio lo vedo in un modo diverso, perché anche il pittore ha messo tante, cioè, ha messo come un puzzle praticamente, tante sensazioni dentro. Perciò, senza però dare le informazioni col cucchiaio. Benissimo, questo è un concetto molto interessante, anche perché se lo spettatore è così partecipe alla fruizione dello stesso, le stesse emozioni diverse ogni giorno dello spettatore daranno ovviamente un senso diverso al quadro, quindi questo è molto Speriamo, interessante. Ma sì, questo sempre è un questo è l'intento, questo insomma è il desiderio intento, sì. e il percorso. Quindi questo rifiuto del tempo, quindi delle forme precise, della moda, ma anche appunto dello scatto fotografico, hanno appunto questo desiderio di universalità che, continuo a ripeterlo, è un atto di grande generosità. E una curiosità, questa ricorrenza del viola, questo colore viola, ti lega a qualcosa oppure è semplicemente un colore a te Allora, caro? noi tutti quando ci svegliamo la mattina siamo in un certo, talvolta siamo molto allegri, talvolta siamo più tristi. Io ho sempre 10-20 quadri in lavoro e sento dentro in che stato sono proprio oggi, e allora talvolta tiro fuori un quadro molto allegro, un quadro molto un po' più viola, per esempio. È un po' intuitivamente che faccio, è un po' intuizione questa cosa, no? Quindi, Ascolto dentro e dico: cos'è che mi interessa oggi? In che stato sono? Dov'è che sento di più? Dov'è che riesco a sentire più il colore? Dipende da quello un po'. dipende quindi, è un'intuizione Sì, proprio un'intuizione. sensoriale. Quindi il viola tu lo associ a qualcosa di positivo o negativo, curiosità personale. Ma io direi che no, nessun colore si può dire che è così o così. Secondo me è un sbaglio, veramente. Perché se col viola metto un verde, il viola è tutto un altro senso col verde. Certo. Perciò è sempre difficile dire io odio il rosso, mi piace. È sempre la combinazione. Un colore vale solo nella sua combinazione. In combinazione con un altro colore, parla, per esempio. Bene. Sì, io, per esempio, Stavo pensando, no, stavo pensando che invece io, ovviamente da profana, associo molto il colore a una determinata sensazione oppure affetto, quindi sì, questo. questo è vero, logico, un violo, anche se il mio viola ha dentro tanti colori, non è mai un viola dal tubetto, ha dentro tanti colori. Infatti io a casa talvolta se viene gente, amici o così, e vogliono vedere una cosa, io, anche se il quadro sembra rosso, 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 è solo nella testa che è rosso, poi metto un rosso normato, di norma, vicino, è lontanissimo dal rosso di Certo, norma, però cambia la percezione. l'associazione è rosso. Come una volta, per esempio, i Giotto o i vecchi pittori non avevano, cioè per gli affreschi non avevano certi colori, perciò non avevano neanche il rosso. Lo facevano con delle terre, però a noi sembra che fosse rosso, perché ci fanno sentire il rosso, anche se non hanno usato il rosso. Bene, quindi probabilmente la fruizione finale è appunto, lo sforzo del percorso dell'artista nel farci credere e intendere alcune cose. Qua ritorniamo sempre alla tua tematica e poetica appunto della fruizione tramite lo spettatore. E per quanto riguarda la tua tecnica, che cosa ci puoi dire?
La tecnica è una tecnica un po' particolare, che anche questa parte dal Medioevo. Già Piero La Francesca, per esempio, usava la tempera a uovo. Io ho la mia tempera a uovo personale, però lavoro sempre con i pigmenti. Io invece di mettere vernice Danmark o mastice, come prendevano una volta, io metto tutti alchidici, colori alchidici, non colori alchidici, è una emulsione alchidica. Insieme all'uovo però, all'olio di lino. Ah, quindi c'è una miscellanea Sì, di ingredienti. e lavoro con i pigmenti praticamente. Ok, quindi la resa del tuo quadro, questa evanescenza, questa essenza delle cose, questi confini non netti che appunto trasbordano, danno quasi la sensazione del torpore, appunto di palpebre socchiuse, un'espressione molto bella. Da cosa, cioè c'è una sensazione onirica dietro del sogno, che cosa traduce rispetto per esempio a un'immagine fotografica che è così immediata? Quello che abbiamo detto prima, credo che siccome ci impiego tantissimo tempo a fare un quadro, ogni giorno siamo diversi, quello che abbiamo detto prima, ci sono tante sensazioni dentro, perciò come si potrebbe dire, se io metto tante emozioni diverse dentro, anche l'osservatore dopo, ogni giorno può scegliersi la sua Beh, parte fuori, non so se mi posso, sì, mi esprimo. l'idea è assolutamente chiara. E, avvicinandosi si scorgono dei piccoli dettagli, quindi che importanza ha il particolare? Perché da lontano ovviamente può dare l'impressione di un qualcosa di assolutamente evanescente, Sì. però poi nell'avvicinarsi si colgono tutte quelle piccole sfumature che sono in realtà estremamente visibili. C'è un rapporto diverso tra distanza, quindi tra un'osservazione Moltissimo. distante e un'osservazione Moltissimo, io vicina. lavoro proprio con questo, è una buonissima osservazione. Io ho uno studio abbastanza grande, con 13 metri di distanza e con dei specchi anche, lavoro con dei specchi così ancora più profondità e guardo sempre come funziona il quadro da una certa distanza. Poi non è che sono un pittore che dipinge seduto, io mi muovo sempre, praticamente vado via. Rifletto, osservo e agisco da vicino. E da vicino logicamente è pittura, si vede proprio si vedono i dettagli, è un, come si potrebbe dire, è un sfocato a fuoco. Da Ok. lontano sembra sfocatissimo, invece da vicino, guardandolo, ha una struttura e anche a fuoco. C'è la materia, c'è tutto. E lavoro proprio, mi piace questa cosa che avvicinandosi, i quadri cambiano. Allora, da lontano uno vede una cosa, da vicino non la vede più. E Certo. mi piace un po' questo pensiero che da vicino non riesce più, l'osservatore sempre, non riesce più a prendersela questa cosa, anche a comprarsela, a volersela. Certo, a Oggigiorno, impadronirsene, a impadronirsela. certo. Oggigiorno si può comprare tutto, credo. Però mi piace questo pensiero proprio, che questa cosa non si può averla proprio, Avere, perché possedere. se ti allontani, ti si avvicina, se ti avvicini, la Si cosa si allontana allontana. lei, perfetto. E che cosa consigli? Un approccio più vicino? Cioè, qual è il percorso che tu immagini nella fruizione dello spettatore? Proprio Quindi, questa, tutta quanta, no? tutta quanta e Sì, poi nell'avvicinarsi sì, ecco, questa dispersione. sì. Per questo ci sono anche talvolta queste linee dentro. Che quando l'osservatore si avvicina, a un tratto vede queste linee. Da una certa distanza, dopo i 5 metri, non li vede più. E dopo vede queste linee come un muro quasi, quando si avvicina, come una stoffa, una parete davanti. Bene, un'ultima domanda. Questa ricorrenza del tema dell'interno è un caso? Quindi abbiamo visto appunto il soggetto come pretesto, persone, paesaggi, ma soprattutto delle stanze, degli interni. Perché questo tema così caro? Al mio esame di allora, io ho fatto la scuola a Vienna, l'accademia, al mio esame finale, non so come si dice in italiano, comunque Esame l'esame finale. finale, io avevo la tematica mia era, in tedesco c'è una bella parola che si chiama Bewohnt, in italiano non mi viene, però non è vissuto, è una casa
Esperienza, No, non com'è che so. abbiamo detto prima? Presenza. Una presenza delle persone, ecco, però senza vedere le persone, questo mi è piaciuto. Fare un interno senza vedere, sentendo le persone, però senza farli vedere. Quindi una stanza vuota che però Sì. in qualche maniera suggerisce che qualcuno ci sia stato, che qualcuno ci Sì. sarà. Bene. Robert, grazie infinite. Adesso interveniamo tra pochissimo con la nostra narratrice d'arte e curatrice Adriana Soldini, a cui assolutamente la sua parola per la parte tecnica. Grazie. Anch'io mi ringrazio. Siamo qua con la nostra carissima esperta, la curatrice e narratrice d'arte Adriana Soldini, che finalmente potrà prendere appunto nelle sue mani Robert e chiedere tutto quello che da brava esperta c'è appunto da chiedere e da sapere. Prego. Beh, insomma, abbiamo già visto prima che il mondo di Robert è un mondo che va visto con gli occhi della mente, perché quello che lui interessa è andare oltre la materia e per cogliere proprio l'aurea della persona, della cosa rappresentata. Quindi i suoi volti, come vediamo lì oppure nell'altra opera, non, sono volti che più che andare alla ricerca del dettaglio, vanno alla ricerca proprio della matrice intima. Infatti la figura di Robert come artista è una figura molto complessa, perché lui ha in sé un dualismo, lui è mezzo tedesco e mezzo italiano, ti definisci una sorta di miscuglio, vero? E c'è in parte qualcosa nella sua arte che richiama entrambe, e lui quello che desidera è anche quello proprio di mostrare quello che è tutto il suo spettro. Diciamo che quello che è il rigore, la composizione dell'immagine è molto più tedesca, mentre il colore è più l'anima intima italiana. C'è stata una forte evoluzione nella pittura di Robert. Io uso questa espressione in genere, fare trasloco, no? Perché un tempo dipingevi degli interni con dell'arredamento, dei mobili, vero? Poi piano piano questi sono andati a sparire, fino a che ci ritroviamo, con esempio quell'opera, con degli interni, dei contorni ben definiti, però senza nulla. E quindi si evoca soltanto con il colore la presenza umana, quella che è stata la presenza umana. Con il tempo le cose sono cambiate, il discorso che facevamo per il colore prima. Vale a dire che il colore è diventato lo strumento per riuscire a definire, diciamo, i confini, questi confini mobili di cui accennavate prima, in modo tale che dà il senso sia della prospettiva e dà senso anche della tridimensionalità. E questa come l'ottiene? La ottiene con diciamo, con le sfumature di colore per quanto riguarda a livello orizzontale e quanto riguarda a livello verticale la profondità con i vari strati di colore. E qui, diciamo, è molta l'influenza appunto di Rocco, no? Che appunto andava a proprio a lavorare sul colore, sulle sfumature, per cercare di dare quella sensazione di realtà non ben definita, a lui anche a livello di trascendenza in qualche modo, di spiritualità. Come ad esempio anche il viola, se proprio vogliamo, è come colore, il viola è proprio il colore della spiritualità. Certo. E infatti lui si è fatto anche molto più negli anni, molto più riflessivo, vero? Ti Sì, senti più. vedo la Esatto, tua unghia. vedi, non a caso in tuo onore ho proprio messo il viola, e che è il colore che amo molto, che tra l'altro amo molto anch'io. E questa sua maggiore riflessività lo ha reso anche nella composizione dell'immagine, perché se noi guardiamo in quell'interno, noi vediamo la porta, il vano decentrato, no? Rispetto alla visione che potrebbe essere appunto quello dello spettatore, quello del pittore prima. Mentre in altri, in quelli più recenti, noi vediamo che invece tende a centrare, quindi a trovare un maggiore equilibrio, una maggiore armonia. E
E lui questa serie, questa nuova, questa serie così effimera quasi di opere, la chiama proprio contemplazioni, vero? Sì. Ti piace chiamarla in questo modo? E soprattutto per quale motivo? C'è stato un incontro particolare nella tua vita. Questa contemplazione viene da un incontro che ti ha fatto rendere più... Questo è vero, è un incontro che ho avuto a Berlino, una mia grande fortuna, devo dire. È un mio maestro, quasi si può dire, è Wim Wenders, che ho conosciuto tanti anni fa adesso a Berlino. E lui infatti è ben un po' anche un mio mentore, si potrebbe quasi dire. Anche come tematica, proprio perché hai parlato della cosa simmetrica prima, per esempio, perché simmetrico? Di solito nella pittura si dà un accento e un controaccento, un peso e un contrappeso, per esempio si prende un chilo di piombo e quanto sarà un chilo di legno, per esempio, per dare un peso e un contrappeso, una tensione, si vuole fare una tensione. Io cerco di tirar via tutto al momento e parto da un... Per esempio, se faccio una cosa simmetrica, è come una faccia, come un viso, voglio dire. Il viso però non è simmetrico completamente. È proprio questo il nostro carattere, il nostro carattere. È proprio questo che mi piace al momento, fare un quadro simmetrico, però proprio quella simmetria minimale dà questa contemplazione, questa cosa fine, magari, come un viso. E il discorso dell'aurea che hai accennato all'inizio, che mi interessa abbastanza, ecco, in che senso aurea? Come l'aurea. Scia oppure come impronta? Ma, ad esempio vediamo soltanto quel ritratto, no? Quel ritratto non ha ben delineati i contorni del volto, perché... è come se fosse il ritratto dell'anima. In effetti questi visi di Robert sono come quasi delle sembianze, degli ectoplasmi, delle parvenze, forse personaggi già vissuti nelle sue stanze, oppure personaggi del futuro, perché lui vuole poi in realtà che sia lo spettatore, mentre li guarda, a dare completezza all'immagine, perché appunto, come dicevate prima, quello che rende complete le sue opere è il momento in cui vanno ad interagire con lo spettatore. Per cui è tutto molto, diciamo, accennato, cioè lui è come se indicasse una strada allo spettatore, e poi lo spettatore che deve proseguire e fare le sue scelte, come lui ha fatto le sue nel momento che si è messo davanti alla tela. E non a caso, ad esempio, ha dato un ruolo diverso alle linee. Le linee non vanno più a definire quelli che sono, ad esempio, le indicazioni della porta, va a definire quella sorta di cortina che lui va a mettere sul quadro, cioè sopra l'immagine. Da lontano non si vede, il discorso che si faceva prima, no? Della distanza. Ma anche ad andare verso destra e verso sinistra, come ad esempio riguarda quell'opera, e anche quell'altra opera, l'altro ritratto. Ci sono delle linee molto leggere, lui usa o delle sorte di grate, leggerissime, che appunto si vedono sempre con la vicinanza, no? Dalla distanza non si riescono a percepire. E queste linee invece più sottili, quelle linee verticali, quando ci sono solo le linee verticali, sono come delle piccole onde, ma piccolissime, appena percettibili. E queste servono per dare riflesso all'immagine, un'immagine che dà una sensazione diversa se uno si sposta verso destra o verso sinistra, però non, da lontano non disturbano quel senso di immobilità che l'opera deve avere. E oltre al discorso che riguarda ad esempio appunto le linee che fanno proprio da schermo per dare, non rendere tutto troppo nitido, perché lui non dipinge per uno spettatore diciamo distratto, no? Chi passa davanti ai suoi quadri si deve fermare e poter interagire e fare quel movimento che ha fatto lui quando li ha dipinti. E, quindi il movimento dell'allontananza. Dell'allontananza, o dello spostamento da destra a sinistra. Però venendo ad esempio ai soggetti, no?
Noi adesso abbiamo qui degli interni, dei volti. In effetti lui ha scelto 3-4 soggetti, vero? Cioè nel tempo sì. Tu hai fatto questa scelta, tu hai scelto soprattutto porte, volti, ritratti, poi pesci e poi cos'altro? Finestre, per esempio, come occhi. Uh-huh. E perché questa scelta così ristretta di soggetti da raffigurare? Perché io cerco di evolvere, io parto da un soggetto uh-huh. e cerco di evolvere il mio oggetto. È come costruire una casa quando si comincia col fondamento, poi pian pianino cerco di fare il fondamento più solido possibile, però senza cambiare case. È come in fondo è un fondamento si dice? Sì, delle fondamenta. Solido, delle certo. fondamenta solide, ecco. Certamente. Pian pianino li costruisco e talvolta anch'io sbaglio e vado in un... e poi tiro via di nuovo i sassi e ricostruisco... Quindi la casa, sì, una rivitalizzazione di una, certo. di una stessa cosa, che poi in realtà è un sì. arricchimento. Perché sì, e poi è sempre una sperimentazione, certo. no? È un, come uno scienziato, in fondo. Certo. Io credo che un artista deve essere uno scienziato. Mi viene in mente dovrebbe il volto, essere. Cioè la freschezza di un volto giovane, che però diventa molto più interessante con le rughe di espressione, con quello che il viso traduce. Quindi sì. è sicuramente un percorso interessante. E... ovviamente si vede in particolare dalle figure, da questi volti così teri, anche un po' un altro grande maestro che lui ama molto, che è Gerhard Richter, no? E lui è proprio, diciamo, è stato il più grande artista che si è andato a rapportare con quella che è la dissoluzione dell'immagine, no? Di questo giocare sulla realtà e sull'apparenza, di far vedere qualcosa che c'è, ma poi avere il dubbio che davvero quella cosa ci sia. Lui, ad esempio, per quanto riguarda i ritratti, una cosa molto interessante è che va tante volte sul particolare, no? Che può essere una bocca, un naso e un pezzo di un occhio. Questi dettagli li amplifica e in questo modo diventano queste raffigurazioni di parti del volto una sorta di paesaggio, no? Quelli che io chiamo i paesaggi umani, perché in realtà lui ama parlare e dipingere le persone e quindi ha questi interni che non sono soltanto gli interni dove sono appunto vissute le persone che lui dipinge, ma sono anche loro stessi le persone, no? Cioè i suoi interni sono le persone, le sue persone sono i suoi interni, perché comunque è l'idea che il nostro corpo è la casa, certo. no? È la nostra casa. Questo potrebbe avere anche un valore simbolico, filosofico, assolutamente, certo. trascendente sì. e quant'altro. E a questo è arrivato appunto lavorando molto nel tempo e dedicando soprattutto a questi interni e ai ritratti un'attenzione particolare. E questo ha dato proprio il modo di poter apprezzare anche per diciamo lo spettatore, oltre al fatto di potersi anche un po' immedesimare in questi volti e anche nelle raffigurazioni di interni, ad esempio lo spettatore può scegliere se entrare o uscire, se dire certo, io sono sì. quello che guarda o io sono quello che guarda fuori. Certo. Così forse anche le finestre, quindi un sì, luogo infatti, sì. da cui guardare oppure sì, osservare sì. un interno. Poi la finestra, la porta con le linee davanti, veramente è come o mi sento in una prigione o guardo da dentro a fuori o da fuori in dentro. Sai, questo è, dipende dallo stato dell'osservatore certo. praticamente. E poi non dobbiamo anche pensare anche al simbolismo, no, delle porte. E le porte comunque hanno un simbolismo arcaico molto forte, sono sempre luoghi di iniziazione, sono passaggi tra due mondi, è un po' quello che appunto lui vuole comunicare, di avere il passaggio. C'è una parola per la soglia. La soglia. Ecco. La soglia. Mi interessa molto quello che c'è tra il dentro e il fuori. Certo. Beh, la soglia è appunto
citavo prima nelle nostre chiacchiere propedeutiche Jung, quindi tutte le fasi archetipiche del passaggio dettato dalla soglia, dal decidere se si è pronti per entrare oppure aspettare un attimo, capire se è il momento, quindi ci sono dei fortissimi simbolismi assolutamente. E certamente anche questo nuovo uso del colore aiuta di più l'occhio dello spettatore a potersi incuneare, entrare, perché viene accompagnato con maggiore morbidezza all'interno dell'opera per andare oltre quella porta, però senza sapere quello che potrà trovare, perché potrà trovare anche una visione dell'aldilà, potrà trovare la morte, potrà trovare l'idea del futuro, immagini del futuro. In realtà diciamo che nelle ultime opere di Robert sembra quasi che gli interrogativi siano aumentati, vero? Sì, infatti, con l'età. Come giusto che sia. Esattamente. Sì. Ci portiamo sempre dietro il nostro bagaglio. Ma questo è importante, certo. Perché più domande si fanno, più si riesce a innescare sia in noi stessi, sia l'artista stesso e lo spettatore, quella ricerca che deve andare al di là della visione dell'opera, no? Assolutamente. Quindi ha una maggiore riflessione su se stessi e sul nostro modo di essere, sul nostro futuro. Bene, con questa meravigliosa descrizione dialettica in qualche maniera, noi ringraziamo tantissimo la nostra Adriana e ovviamente Robert Bosisio per averci fatto compagnia e averci dato un pochino di sé. Grazie. Grazie. Grazie.